What a tutti ciurma e benvenuti ragiocherini in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Effettivamente io non vedo l'ora comunque di continuare a giocare. Perché? Perché anche la scorsa volta ragazzi abbiamo trascorso praticamente tutto il tempo assieme ad Atreus e Angerboda nel bosco di ferro, quindi siamo ancora lì. Effettivamente ci hanno fatto fare missioni che a me sono sembrate effettivamente un pochettino superflue per quanto riguarda la storia principale, ma questo poco importa perché sono sicura ragazzi che a breve succederanno altre cose che comunque sicuramente per la trama principale saranno importanti. Stavamo quasi per andare via, però alla fine ragazzi con Atreus e Angerboda abbiamo assistito ad un momento alquanto strano, perché abbiamo sentito una donna che portava praticamente via un lupo dopo averlo catturato con una trappola, e Angerboda ci ha praticamente detto che si tratta di sua nonna, che è una gigantessa. In pratica non l'abbiamo ancora vista fisicamente, però con Atreus abbiamo quindi deciso alla fine di salvare questo povero lupo e salvare eventualmente anche altri animali catturati dalla gigantessa, perché a quanto pare lei porta via l'anima appunto agli animali che cattura, quindi non ce ne andremo di certo ragazzi restando comunque con le mani in mano. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, eravamo appena riusciti ad entrare appunto nella dimora della nonna di Angerboda, per cui direi di addentrarci ancora di più, solo che dovremo riuscire a... La chiave è già nella serratura, basta girarla. Loki. Ehi, conosciamo il mio futuro e non verrò ucciso da tua nonna. Non funziona così. Come non funziona così? Non era effettivamente nelle previsioni. In ogni caso qualcuno di voi mi ha scritto sotto lo scorso video, credo, che nella mitologia norrena Angerboda è la compagna di Loki, se non ricordo male, quindi il fatto che Atreus sembra si sia preso una cotta per lei ha effettivamente senso. Comunque vediamo di aprire questa mega porta. Quasi fatto. Ok. Quanto sarà grande sto posto? Beh, è abbastanza grande per noi ragazzi che siamo così piccoli, sicuramente. Però non ci faremo fermare. Vediamo di riuscire a trovare questi poveri animali che sono stati intrappolati. Sento dei respiri dal retro dello scantinato. Anch'io, ma non sento nessuna voce. Perché come ha detto Atreus, dall'animale che avevano visto ragazzi non sento nulla, perché giustamente gli viene portata via l'anima ragazzi, quindi... Purtroppo c'è poco che si possa fare. Di qua cosa c'è però? Vediamo un attimo. Ok, pezzi di argento, ma non mi sembra di poter andare da qualche altra parte, quindi ritorniamo da Angerboda, ragazzi, e vediamo. Ci serve un modo per tornare lì. Di trovare questi animali che sono stati catturati. Ma tra l'altro perché questa gigantessa è diventata così insensibile, così cattiva, come la possiamo definire? Non saprei. Vediamo un po', di sicuro un modo per aprirci la strada ci sarà, fammi vedere. No, non riesco a colpire da qua, però magari riesco a colpire da qualche altra parte. Fatemi vedere ragazzi, perché di qua posso venire, quindi ci sarà un modo per distruggere quella roba da qui, sicuramente ragazzi. Esatto, vedete? Abbiamo una visione migliore. Sì, arrivo. Aspetta, 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 che ho aperto la strada per tutti e due, non andare avanti da sola. Ok, è immenso sto posto, ragazzi, A parte le dimensioni, cioè dico proprio che è grande, davvero, cioè ci si perde fra un po'. Ok, qua possiamo spaccare i vasi, di qua non c'è nulla. Di qua, vieni Anger.
Un serpente. Non riesco a sentire niente. È come l'altra volta. Gli ha rubato l'anima. Non possiamo farci nulla. Tienimi questo. Che cosa vuoi? Non è che c'è un gigante che ami di meno, per caso? Cosa? Lascia stare. Ecco, questa. Che vuole no. fare? No, non farlo. Hai detto che avrei saputo cosa fare. Sì, ma non subito. Io te le ho appena affidate. Lo so, ma non si nasconderanno per sempre, giusto? E non possiamo lasciarlo morire. Ne sei sicuro? No. Perché nelle biglie ci sono le anime dei giganti, quindi in pratica che vuole fare? Vuole infondere l'anima del gigante nell'animale? È possibile? In effetti non conosco questa parte. D'accordo. Cosa si fa adesso? Insieme, allora. Vecchia. Vecchia. Andando, ha funzionato. Io non lo so. Beh, tieni. Che fai? Già rinunci? Sono responsabilità. Non è per questo. Per niente. Solo che è meglio se le tieni tu. Loki, ne sei certo? Chiamami Atreus. Ok. Che è successo? È lui tanto sicuro di sé, bla bla bla, gli è stato affidato il sacchetto. Risaliamo quelle scale. Però adesso scusa, non lo vuole più. È che dobbiamo uscire da dove siamo entrati. Non deve sapere che siamo stati qui. Meglio rimettere quella tazza al suo posto. Sì, ma cioè, ha funzionato? Io penso che in un qualche modo abbia funzionato, perché comunque il serpente ha ripreso vita praticamente. Però adesso non vuole più avere il sacchetto con sé, perché forse non si ritiene all'altezza di un tale compito, non lo so. Comunque il compito di Angerboda era quello di, cioè, fargli capire quello che deve fare, cioè indirizzarlo in qualche modo, quindi evidentemente affidargli questo benedetto sacchetto, però gliel'ha ridato indietro. Non so, ragazzi. Vabbè, vediamo di andarcene allora, anche perché, cioè, se tornasse la cara nonnina non so quanto ne sarebbe felice. Però, sperando davvero non torni, perché a sto punto mi aspetto di tutto. In effetti, in ogni caso, andiamo, va. Usciamo. Dobbiamo chiudere la porta. Ci penso io. Ok, perfetto. Ottimo lavoro, ragazzi, bravi. Non ci resta davvero che squagliarcela. Rimettere le cose come erano, quindi rimettere questa tazza al suo posto, appunto. Ecco qua, ci siamo. Ehi, dammi una mano. Pesa più di quanto sembri. Ecco fatto. Nasconditi. Smettila di guaire. Neanche te ne ricorderai tra un momento.
Oddio, no. No! Ma sta quasi per ucciderla. No, perché noi ora la fermeremo. Come? Avrei dovuto farlo da parecchio tempo. Lei non sta bene. Beh, questo era abbastanza chiaro. Lo sai. Dovresti ringraziarmi. A cosa servirà mai avere un'anima? È solo un pozzo di dolore. Molto bene. Quasi quasi ti invidio. Ok, il calderone. Senza quello non le servono anime. Io la distraggo. Tu libera il lupo. Poi romperemo il calderone. Ok. Sei sicura? No. Ma non possiamo restare qui. Va. Cosa? Cazzo miseriaccia, ragazzi. Ti avevo detto di non tornare qui mai più! Ecco, brava, guarda me! Ho dimenticato tantissime cose, ma tu ti ostini a non essere tra quelle! Ok, ragazzi, andiamo. Non perdiamo tempo, cerchiamo di liberare il lupo. Una situazione spinosissima, ragazzi. Ecco. Hai qua. Hai portato un amico. Loki. Loki. Lascialo. Oh cavolo. Fuori da casa mia. Vedi qua, seguimi. Oh per la miseria. Esatto. Scappate. Ok, però parte. Di qua torneremo alla cucina. Ok, perché non abbiamo rotto questo benedetto calderone. Devo tornare lì. Te l'ho detto, non abbiamo scelto. Vi sento. Ok, ragazzi. Oddio. Se ci prende ci fa veramente a pezzettini. A quanto pare non è contenta neanche di vedere sua nipote. E va detto di non tornare mai più qui. Quindi non tira per niente una buona aria. Bisogna distruggere quel calderone, riesci ad attraversare? Riesco ad attraversare. Sì, se mi appendo lì, sì. Ce la faccio, sì. Dove siete? Vi nascondete? Vado. Dovevate, ragazzi. Dovevate rimanere nascosti vado, con i tuoi vado, dipinti, vado, ragazzi. Vado. Ok, forza. Oh! Lasciamo andare! Oddio. Campione degli Yatnar. Qui porca nella miseria, mia umile dimora. Oh, porca miseria, ragazzi. Un po' prima che Papino credi, eh? Non nominare mio padre! Ah, pure lei lo sa, quindi. Ovviamente, lo sanno tutti, no? Mi pare ovvio. Continuiamo a assorbirla, possibilmente, ragazzi. Colpiamo il calderone. Zitta! Non ci pensare neanche a dire una cosa del genere. Farà persino dimenticare quello vecchio. No! Non nominare mio padre, ti ho detto, eh! Aia! Colpiamo, vai! Ok. È il tuo momento, mi raccomando il calderone! Oh cavolo, non volevo saltare di qua. Forza. Via di qui. Ok. Meglio non stare a terra. Oddio, meglio non stare a terra. Sì. Siete giganti patetici. Tutti fatto a appena due. In tempo, ragazzi. Se la colpisco potrò stordirla. Ok, vai. Perfetto, vai. Bene. Mi vergogno del nostro origame, ragazzina. Oh, con calma, signora. State lontani. Signora, si deve dare una calmata, però. Angerbot, attenta. Scendi dal ripiano. Ok, non cavolo. Toccherete il mio calderone. Scendi. Invece sì. Guarda un po'. Ok. Pensavo di poterla assordire, invece era troppo lontana, ragazzi. Facile prima che ti raggiungano, così la sua magia si dissolve. Ok. Aia, mi sa che non è così che le devo colpire. Vabbè, in ogni caso. Avanti così, sì. Ok. Usiamo l'attacco runico, ragazzi. Vediamo se perché serve a qualcosa. Perché sei così decisa a ferirmi, ragazzina? Non credo sia servito non molto. Non ti ho fatto però. Nulla. Devi smetterla di rubare anime. Sono solo animali. Una candela. Che stava dicendo? Sono solo animali? Ma anche no, signora Grila. Che cosa dice?
Si ascolta quando parla? Ma che vi ho fatto? Stordita, ma non sono dalla parte giusta per la miseria. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. È tutto quello che mi è rimasto. Giusto, la stordirò. Che cosa ti è rimasto? Dai. Cioè, bella vita che stai facendo. Rubi le anime agli animali per fare cosa? Cioè, per riuscire a sentire qualcosa? Ok, vai. Ok, non manca molto, ragazzi. Ok, di nuovo. E mi dà le spalle, mi dà. Mica scema. Proviamo a colpire adesso. Perfetto, ma non sono dal lato giusto. Adesso sì. Perfetto, ragazzi. Forza, forza. R3, via. No, basta. Sì, 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 invece. Sì. Che miseria che volo, ragazzi. Dai, 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 dai. Mollalo, mollalo. Basta, per favore, basta. No. Dai, dai, dai. Che cosa hai fatto? Ti ho salvato! Oh. Avrei dovuto gettarti ai lupi quando ti ho tirato fuori dal grembo di tua madre! Va via! Vattene via! No! Andiamo via! Credi di aver fatto una gran cosa qui, nipote? Tu non sei niente! E nessuno si ricorderà mai di te! Nemmeno Loki! Tu sarai solo un capitolo dimenticato della sua storia! Sarà troppo occupato a piangere suo padre! Se ti rivedo ancora, rimpiangerai di non essere morta! Sicura che sia meglio lasciarla qui? E se si mettesse in cerca di... Mi lasciava da mangiare. Cosa? Diceva che non le importava di me, ma... A volte mi svegliavo e trovavo un filone di pane accanto al fuoco. Cotto proprio come lo faceva in passato. Non è un mostro, lo sai. È solo perduta. Facciamo due passi. Per la miseria, ragazzi. Tosta, eh? Di qua. Tosta, ragazzi. Per la miseria. Hunger Bod ha detto che Grilla è ormai perduta e da quanto ho potuto vedere ha ragione. Non è più in grado di rubare le anime agli animali, ma non è così che deve finire. Spero che lei e Hunger Bod possano sistemare le cose. Hunger Bod ha bisogno di una famiglia che la sostenga tanto quanto Grilla. Infatti non... Cioè ha detto è perduta, sì, ma per quale motivo? Cioè cos'è che l'ha portata a diventare così? Devi tornare a casa. Sei rimasto qui più di quanto immagini. Anche nonna Grilla, ragazzi, ha comunque confermato quello che abbiamo visto sul muro, disegnato sul muro, che nostro padre, quindi Kratos, morirà e diventeremo alleati di Odino. E ha detto comunque parole veramente dure a sua nipote, cioè cose veramente molto brutte che possono ferire davvero profondamente. Cioè, è stato un momento molto... molto aspro, ragazzi, da vedere, da vivere.
credo Boda. È tutto ok. Sapevo che sarebbe andata così. Per tornare indietro dobbiamo superare questo passo. Beh, allora... al meglio di tre? Atreus. Sfidami, forza! So cosa vuoi fare. Sai che vuoi la rivincita dopo l'ultima volta. E ti ringrazio, ma... l'ultima volta ho vinto io. Sono sicuro che fosse un pareggio. Non credo proprio. Cerca di sollevarle il morale, ovviamente, ma... credo sia arrivato il momento di tornare a casa, ragazzi. Dimostrami che sbaglio! 1, 2, 3, via! Ok. Ok. Allora vieni! Vai, vai, ma vai! Così la non volpe? Vale! Oh, non lo farai! Occhio alla curva! Non ho idea bellissimo. Di cosa tu stia dicendo! Questo campo ha un profumo buonissimo! Mamma immagino mia, che ragazzi. Il tuo fiuto sia molto meglio così! Non distrarti! Non ti lascerai battere di nuovo! Assolutamente no! Non perderò di nuovo! E invece no! Uè. Stavolta vincerò, Esa, cavolo! Veloce! Ci siamo! Vincerò! Dai, dai, dai! Non ci contare! Bellissimo! Ci siamo quasi! Ci siamo! Cavolo, perso! Mi hai dato del filo da torcere! Filo da torcere? Hai cavalcato una volpe magica! Loki! Atreus! Grazie! Mi spiace, sia stata dura con te. Grazie. Beh, immagino che tu sia pronto per andare a casa ora. Raggiungimi all'altare quando vuoi. Devo andare via? No, se non vuoi. La profezia era poco chiara su quando devi andare via. La profezia. Ci si affida fin troppo a questa benedetta profezia, comunque. Che dire, dopo il momento duro a casa di Grila è stato un bellissimo momento questo, perché comunque lui ha provato a distrarla, a rimetterle un po' di buon umore. È stato davvero bello, emozionante comunque la corsa. Poi tra l'altro c'è Travis che si trasforma in un lupo, che dire ragazzi. Allora, si potrebbe in effetti esplorare un pochettino qua intorno ragazzi, ma credo davvero sia arrivato il momento di tornare a casa, anche perché sono curiosa di vedere, cioè, quanto tempo è passato, si sono accorti della nostra assenza. Tu ancora non ci credi, vero? Non ci riesco. Tu pensi che sia stupido? Io penso che ami talmente tanto tuo padre da non poter tollerare che qualcuno gli faccia del male. Ci sta. È ovvio. Vieni. Ti faccio vedere una cosa. Laufey è di mia madre. Vorrei che non fosse vuota, ma io so che significa perdere un genitore, perderli entrambi. Tua madre non c'è più, ma tuo padre... tu hai ancora tempo per dirgli addio. Figlio. Lo so cosa vuoi dire. E lo apprezzo. Davvero. Però... non lo so. Dovremmo essere più che delle storie la cui fine è già scritta.
Che ne sarà di te ora? Non lo so. Come ho detto, quando te ne sarai andato, il mio ruolo sarà finito. Perciò, rimani quanto vuoi. Il ruolo che vuoi avere dipende da te. E tu che farai? Non ne ho idea. Ma non posso lasciare che mio padre muoia. Devo tornare a casa. Va bene. Ah. Qui le stelle sono diverse. No. Sei tu che lo sei. Noi ci rivedremo. Certo. Ok, ora chiudi gli occhi e stringila bene. Cerca di non perderla. Casa. Pensaci. Ripetilo. Casa. 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 Così. Ma non è casa di Sindri questa. È casa a casa. Oh no. Oh cavolo. E adesso? Porcaccia miseria. Oh 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 oh. L'altra casa, l'altra casa, l'altra casa. Da Sindri, regà, questi sono guai grossi, grossissimi, per la miseriaccia. Ma io fra me e me, quando, cioè, lei gli ha detto di dire casa, fra me e me mi sono detta, ma non è che lo riporta davvero a casa, cioè la sua casa originale o robe simili, regà. Infatti alla fine è andata così. Mannaggia la pupazza, mannaggia. E mo? E questo mo che gli faccio? Ok. Ecco fatto, questo gli faccio. Gli distruggo lo scudino. Boom, bitch. Ecco fatto. Devo tornare da Sindri e scoprire come salvare mio padre. E devo provare a tenere segreti il Bosco di Ferro e Angerboda. Sì, anche perché... In cosa mi sono cacciato? Gran bel casino adesso così, perché dobbiamo riuscire a scoprire adesso come tornare a casa di Sindri, punto primo. Ok, magari possiamo fare il viaggio in qualche modo. Poi comunque in ogni caso, ragazzi, non potrà rivelare nulla del Bosco di Ferro. E quindi lì come fa poi a giustificare il fatto che voglia salvare Kratos in qualche modo? Difficile mantenere un segreto in certi casi, ragazzi. Ok.
Che cosa pensavi di fare? Io volevo andare da Fenrir. Per 2 giorni? Io... Smettila di dire bugie! Perché sei venuto qui? Da solo? Cerchi la morte? Non più di te. Perché allora? Perché? Che cosa c'è che mi nascondi? Io ho sempre cercato di starti accanto. Di seguirti in tutto quello che fai. Lo fai senza convinzione. Però ti seguo comunque. Perché l'importante è che tu sia al sicuro. Non è solo questo l'importante. Chi tiene te al sicuro? Io non ho bisogno della tua protezione. Ne sei davvero certo? E tu che ne sai? Non ne posso parlare. Ma tu devi fidarti di me. Tu hai dei segreti, ma io mi fido. Non è la stessa cosa. Perché no? Mi hai nascosto delle cose. E anche mia madre. Avevate buone ragioni. E anche io. Perché tu non puoi... Dopo. Ok, ragazzi. E qua rientra in campo. Finalmente. Il nostro Kratos. Quanto mi è mancato. Dio, ragazzi. Questi mo... Cavoli grossi, perché comunque, come ho immaginato, Atreus risulta essere stato lontano per 2 giorni addirittura. Non può parlarne, non può dire nulla, non può dire a suo padre perché è così tanto preoccupato per la sua incolumità. Cioè, regà, non sono affatto situazioni facili queste. La vedo male. La vedo proprio male. Ui! What the fuck? È questa? Non penso che l'abbiamo mai incontrata. È un'altra. È corporea, ma diversa. Sembra che il bastardo ce l'abbia fatto. Ehi. Non vogliamo farti del male. Ma ormai mi sa che è un po' tardi, figliolo, per non volerle far del male. È veloce. Aia, la miseriaccia. Ok. Boom, 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 boom. Benedizione di ricarica. Sì, l'ho notato. Infatti, aia. Ok. Nemico temibile, ragazzi. Via così. Abbiamo liberato le tue sorelle. In effetti io... Au. E mo basta, ragazzi. Usa valore per poter guarire anziché danneggiare. In che senso? Padre, stai bene? Sì, guarda, benissimo. Sì, signore. Attiva valore per un breve bonus di valore. Ok. Ok, figata. Mi fa recuperare un po' di vita. Ok. Però comunque bisogna starci attenti, ragazzi. Che ti abbiamo fatto? E niente, tanto pare che sempre tutti ce l'abbiano a morte con noi per qualche strano motivo. Ehi! Che cavolo! E di nuovo! Ecco fatto! Toh, brucia un pochino! Che dici? Dai, che non manca molto! Vabbè, lei! Ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile. No! Atreus! Non puoi farlo, fermati! Placa la mente! Controllala! Nostra amica. Atreus.
Forse per il momento tu mi sarai più utile. Vivo. Utile? Atreus, a casa. A casa? Sul serio? Mi dirai la verità quando ritornerò. Ora devo sistemare le cose. Ehi! Ce lo portiamo noi. Oh, Altezza, è un piacere rivederti. Brodnefer. Non perdetelo di vista. Lo hai sentito, tesorino? Andiamo, datti una mossa. Cosa vuoi? Non voglio essere vincolata a questo regno. Andiamo a Vanheim. Allora, siamo rimasti solo noi. Perché lui viene con noi? Un passaggio mistico verso Vanheim in arrivo. Valore utilizza la rabbia per curare invece di infliggere danni. Seleziona il percorso di rabbia di Kratos in qualsiasi momento nel menu armi. Quindi possiamo scegliere praticamente, ragazzi, se utilizzare la barra rossa per avere la furia oppure per avere appunto il valore. Se sei ancora vincolata, come viaggi? Ho creato una protezione che mi permette di entrare nel regno. Dovrebbe resistere finché non trovo ciò che cerco. Cosa sarebbe? La fonte della magia che mi vincola a Midgard. La troveremo e la distruggeremo. Ti aiuterò. Ma questo non cambia ciò che ho fatto. Lo so. Infatti potrei anche ucciderti quando avremo finito. Andiamo o no? Ok. Quindi diciamo che Freya vuole usare Kratos per sciogliere questo benedetto incantesimo che appunto la tiene vincolata a Midgard. Non so, ragazzi, ok, vedete, furia di Sparta. Possiamo scegliere se equipaggiare valore o furia. Devo dire, ragazzi, che comunque questa questione di recuperare salute potrebbe effettivamente essere davvero molto utile. Però comunque anche furia è molto utile. Però attualmente penso che lascerò valore. Quindi non ci resta allora che fare ciò che ci chiede Freya. Quindi andremo a Vanheim in pratica. E ci accompagnerà anche il piccolo Brock, a quanto pare. Raccogliamo questa gemma vitale. Qui ci sono altre gemme vitali. Perfetto. E niente, ragazzi, andiamo allora. Non andrete da nessuna parte senza questo. Ah, dove sareste voi altri senza di me? Ecco qua. Quindi ci sblocca il passaggio fino a Vanheim. Perfetto. Grazie mille, Brock. Già, cosa pensi che ti serva, Kratos, Altezza? È chiaro che sei in grado di spezzare le maledizioni di Odino da sola. Le altre erano indebolite dal Fimbulwinter, ma mi è servito comunque un aiuto per spezzarle. Questa è forte. Quindi tutto quel cercare di ucciderlo è il modo in cui le dee chiedono aiuto? Non ricordo di averti chiesto di venire. Perché non l'hai fatto? C'è un'amica di bevute che avevo intenzione di cercare non appena si fosse ricostituita la squadra. Il mio sesto senso mi dice che aiutandovi arriverò dove voglio andare. Cosa te lo fa pensare? Perché l'ultima volta che si è vista girava con quel tuo stupido fratello. Frey. Ah. Non c'entra. Oh. Mi fido del mio sesto senso e del mio scroto. Molto bene. Davvero molto romantico, Brock, devo dire. Quindi a Vanheim di regola c'è il fratello di Freya? Anche per questo che stiamo andando lì? Sento il richiamo della maledizione. La fonte è più avanti. Seguimi. Certo. Qui è più umido di una latrina di Muspelheim. Anche l'odore è simile. Credo sia colpa del Fimbulwinter. Ma se aiuterà a portare la pace tra quei due... L'alleanza è temporanea, Mimir.
Qualsiasi altra cosa richiederebbe fiducia. Ti prego, sai benissimo che non è Kratos la causa delle tue sofferenze. Voi due fate parte della mia sofferenza come chiunque altro. Vabbè ragazzi, avanti. Di certo non mi metterò a negare quello che dice, tanto a me ormai cambia poco. E dobbiamo trovare ragazzi la fonte della maledizione e spezzarla. Boh, attualmente Freya ha deciso di fare una sorta di time out, tra molte virgolette, per servirsi di noi fondamentalmente. Di qua. Chissà ragazzi, chissà. Oh no, qualcosa non va, l'incantesimo mi sta sfuggendo. Bene, ti presento il Fimbulwinter. Non capisci, verrò strappata via dal regno. Cosa facciamo? Qualcosa che volevo evitare. Sarebbe a dire? Pare non abbia scelta. Ok. Falchi! Andiamo. Hai sempre saputo come aggirare la maledizione di Odino? No, l'ho capito solo con il viaggio tra i regni. E risolve molto poco. Questa forma è molto limitante. Sì, ma puoi volare. Che ne sai, dici, che figata. Un indovinello per distrarti un po'. Io non. Cos'è che salta senza gambe? Facile, una palla. Devi farli più difficili, Brock. Aspetta e vedrai, cervellone. Vabbè, ma Mimir sa tutto, cioè. Penso che farli un indovinello che non conosca sia. Cioè, di cui non conosca la risposta, perlomeno, sia alquanto difficile. Molto bene, chi se lo sarebbe mai aspettato ragazzi che ci saremmo ritrovati così da un momento all'altro a dover dare una mano a Freya? Cioè è abbastanza scioccante. Cazzo! Pure questa guarda cosa. Guarda dove vai, ehi. Le piante con questa umidità sono molto più aggressive. E che fanno ste robe? Sti schifi, cosa fanno? Ah, esplodono, ok, quindi meglio starci attenti ragazzi perché magari se li si tocca... Poi ti esplode addosso e non è una bella cosa. Quindi apriamo il corsierino. Riconosco questo mercato. Qui commerciavano i villaggi. Perché non l'hanno ricostruito? Chissà, magari non ne hanno voglia. Quindi mi sa che ci tocca. Qua sotto posso passare? Fratello, ci sarà pensi qualcos'altro? Davvero che ci risparmierà se l'aiuterai? Non lo so. Io che scelgo di aiutarla. Poi... staremo a vedere. A sto punto cioè... tanto vale, no? Cioè, tanto rifiutarsi, che avrebbe cambiato? Assolutamente nulla. Ira dell'antico gelo. È un attacco runico leggero, ragazzi, per il Leviatano. Un potente fascio di gelo che congela tutti i nemici che tocca. Tieni premuto R1 per prolungare la durata. Ma se devo dirla sinceramente, penso che attualmente mi interessi ancora l'attacco runico che abbiamo già equipaggiato, ragazzi. Quindi per ora va bene così. Non abbiamo trovato ancora attacchi runici pesanti né per il Leviatano, ragazzi, né per le lame del caos. Hanno abbandonato un sacco di merce. Peccato che stia qui a impolverarsi. Non hai tutti i torti? Benissimo, vediamo un po' dove possiamo continuare. Questi sono quelli rapidi e veloci. Sì, no, cioè no, io non ne ho problemi, sono loro che ne hanno come sempre. Figurarsi, legione. Non aspetto simile a quello delle nidiate con l'aggiunta del dono del veleno. Ok, questi qua sono velenosi, infatti si vedeva. Questo mi manda i liquidi in circolo. Mi ero dimenticato quanto mi piacesse combattere. Si vedeva dalla fumella verde che li circondava, raga. Mi ha colto letteralmente alla sprovvista. Non l'avevo visto qua nascosto, accidentaccio. Sono velenose queste piante puzzolenti. Allora, Rezzo, intanto raccogliamo questo. Non lasci neanche una briciola, vero? È perché dovrei, scusa, a sto punto, fammi raccogliere tutto quello che posso raccogliere, pezzi d'acqua. Oh! Ma ste piante sono proprio fetenti però, Cioè, le hanno messe nei posti più impensabili, così uno non se ne accorge e viene inesorabilmente colpito. Che meraviglia, va bene, ma da dove procediamo? Da qui? Mi chiedo dove modo. Siano finiti tutti. Devono essersi ritirati. Si saranno nascosti nella natura dopo aver coperto le tracce con la magia. Impossibile sapere quanti ne rimangano o come raggiungerli. Gli Aesir hanno devastato questo posto, Puoi ringraziare Mimir per questo. Io non volevo la guerra con i Vanir. Io volevo negoziare il matrimonio per terminarla.
Fu davvero un gran successo. Ovviamente la pace fu un disastro quanto il matrimonio. Invase di nuovo? Appena venni esiliata? Niente, raga, ci hanno sempre... cioè, chi, ognuno c'ha qualcosa da ridire su qualcos'altro, su qualcun altro. Tu puta madre, per la miseria, a mezzo alle erbe, mica l'avevo vista. Sono certo che ci sia dell'altro bottino, sempre se vuoi esplorare ancora. Vabbè, io penso di aver visto quasi tutto, anche se ha detto così, ragazzi, un motivo ci sarà. Però, sperando di non incappare in altre piante esplosive. Mostrami che sai fare. Cavolacci. Ok, pure Brock ovviamente ci dà una mano con i nemici, ragazzi. Mannaggia la miseria. Che altro c'è? Cioè, ho detto, spero di non incappare in altre piante puzzolenti, però giustamente poi mi aggrediscono animalacci di ogni specie. Sei un veterano da prendere a fette. Vai Brock, vai, colpisci. Ok. Tornare qui mi riporta alla mente il tuo matrimonio. Gente tutta elegante e carni pregiate. Ma ricordo anche quella scena pietosa di tuo fratello. Ok, sta parlando perché con Freya. Perché continui a parlare di lui? Mio fratello non deve interessarti. Va bene, io intanto vado qua sotto, scusate. Benissimo. Mentre voi chiacchierate fra di voi, io vado a vedere che cosa c'è di interessante dietro questo piccolo cunicolo. Vediamo un pochettino. Un mega fossile. Che bello. In mezzo ai resti cosa c'è? Ferro battuto, acciaio nanico e pezzi d'argent. Perfetto. Va bene ragazzi, allora io direi di fermarci qui, in questo posto, ecco, intanto però faccio questo. Perfetto, così magari la prossima volta non me la ritrovo fra i piedi. Ci fermiamo qui ragazzi quest'oggi. Inaspettatamente ci ritroviamo a Vanheim con Brock e Freya, che ha cercato per l'ennesima volta di farci la pelle, ma l'attimo dopo ha parlato un po' fra sé e sé e si è detta: ma forse per fare quello che vorrei fare, cioè distruggere l'incantesimo che mi tiene fissa a Midgard, potrei usare Kratos, lo potrei proprio usare, cioè il termine esatto, quindi potrei farmi aiutare a distruggere l'incantesimo e poi magari sarà volta buona che... Però non mi aspettavo, ragazzi, veramente, cioè vi ripeto, mi sarei aspettata di tutto tranne allearmi, tra molte virgolette, temporaneamente con Freya, che ha cercato sempre di ucciderci fondamentalmente nell'ultimo periodo. Che dire, è stato comunque un bel episodio, è stato bello il momento, regà, nel Bosco di Ferro fra Angerboda e Atreus. Lei comunque è una ragazza che soffre per tanti motivi e che... purtroppo tra l'altro è sola nel Bosco di Ferro. È vero che ha i suoi amici animali, però ragazzi è comunque sola. Nello stesso posto c'è la nonna, che però a quanto pare la odia profondamente per qualche motivo, gliene dice di tutti i colori. Cioè è stato bello comunque vedere che Atreus abbia significato qualcosa in più per lei. E nulla, sono curiosa appunto di vedere cosa succederà, se alla fine Freya magari per qualche motivo, ragazzi, dovesse cambiare idea, dovesse darci una mano in qualche modo, e alla fine Atreus che cosa potrà fare, perché comunque non può rivelare nulla né della profezia né del Bosco di Ferro a nessuno, tantomeno a Kratos, quindi boh, è tutto un grosso punto interrogativo ragazzi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, abdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!